Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. È sempre un momento in cui si passa all'incasso, mister. Non è tanto un incasso dal punto di vista economico, ma un incasso in cui magari si ha qualche risposta da chi magari è un pochino più in difficoltà. Oggi Zambataro, ne abbiamo parlato spesso queste settimane, Tordini chiaramente aveva bisogno di un gol per sistemarsi magari anche un po' dal punto di vista della convinzione. Poi ci dirai cosa sì, allora guarda, devo dire prima due cose, poi dopo rispondo alla tua domanda. Certo. Intanto complimenti all'Arzigliano che oggi non ha fatto altro che dimostrare quanto pensavo, che è una squadra importante, che sta facendo un campionato importante e oggi ci ha messo in grande difficoltà. Sapevo che era una cosa difficile. L'altra cosa, devo fare un ringraziamento speciale al mio staff, perché mai come in questa settimana mi rendo conto che la squadra sta bene, che corre, che pressa, che va, e quindi complimenti ai collaboratori, ai preparatori atletici, l'allenatore in seconda, che oggi abbiamo cambiato 18 volte idea su come fare i cambi e qualcosa del genere. Questa testimonianza che quando si ha una collaborazione efficace poi dopo comunque è più difficile sbagliare, e quindi complimenti a loro per quello che mi stanno dando, e quindi questa era la cosa. Per quanto riguarda la tua domanda, sì, era ma noi, come abbiamo sempre detto, non abbiamo mai abbandonato e non abbandoneremo mai nessun ragazzo, e quindi questi ragazzi ci danno dentro, durante la settimana ci fanno vedere delle cose. Ieri, se non sbaglio, ho detto che Tordini ha coperto il gap che c'era per il fatto che era stato fermo tanto tempo, e in questo momento era un giocatore sicuramente presentabile sotto tutti gli aspetti. Dopo il fatto che abbia fatto gol mi fa piacere per lui, però è entrato nella maniera giusta, ha lottato, si è dato da fare. Così come Bonino, assolutamente. Quindi lo stesso Bianconi, che è entrato in un momento difficile, è andato a lottare dentro l'area a caccia di palloni alti. Noi abbiamo bisogno di tutti, non sappiamo come andrà a finire questo campionato, quindi se lo finiamo in gloria va bene per tutti, altrimenti se andiamo a fare i playoff abbiamo bisogno di più giocatori possibile per fare i playoff, quindi questo ci deve dare, ci deve far capire cosa dobbiamo fare, e quello che stiamo facendo, il lavoro che stiamo facendo con questi ragazzi è proprio questo. Io non ho 11 giocatori e basta, ma ne ho tanti, tanti, tanti di più, quindi ho una rosa dove voglio riuscire, ogni domenica devo poter contare su di tutti. Domenica scorsa ha fatto gol Dudu, oggi ha fatto gol Tordini, questo è un segnale importante anche per loro, perché comunque devono sapere che c'è spazio per tutti. Lorenzo, una cosa? Sì, ma al di là dei giocatori, dei cambi e di tutte queste cose che sono state completamente azzeccate oggi in assenza. Mi fai paura, non so dove vuoi andare. Voglio arrivare molto semplicemente, sarò breve perché sono tedio. Questa squadra ha carattere. Questa è una squadra di... Puoi anche dirlo, c'ha le palle questa squadra. Sì, ma l'ho detto anche ai ragazzi. Quindi questa, insomma, è una cosa che non tutti avevamo, come dire... Guardando il curriculum della squadra fuori casa, non tutti avevamo previsto a questo punto del campionato che tirasse fuori, virgolette, questi attributi. Oggi ha dimostrato di avere anche questo. Sono un incompetente di calcio, dico che questa è la migliore garanzia per una squadra che vuole divertirsi, diciamo così, fino in fondo. Non so se è d'accordo, al di là dei singoli e dei campi. No, sono d'accordo. Io ho sempre detto che questo campionato diciamo che la cosa principale di questo campionato, e lo sta dimostrando, è proprio il fattore agonistico, no? Adesso diciamo la squadra che ha palle, che ha grinta, che ha determinazione. Io credo che la base di partenza, cioè il punto di partenza, sia quello lì.
dopo ci viene dietro tutto il resto, dopo c'è la tattica, la tecnica, la qualità dei giocatori, dei singoli e quant'altro. Però se lasciamo, se trascuriamo il fattore agonistico, il fatto di lottare su ogni pallone, il fatto di dare quel qualcosa in più quando si rimane in 10 come oggi, se noi trascuriamo questo aspetto non andiamo da nessuna parte. Se invece partiamo da questo per poi mettere tutto il resto, allora in questo campionato, un po' la Serie C è così, ma questo campionato, soprattutto nel nostro girone, lo è ancora di più sotto questo aspetto. Cioè questo valore è in assoluto il più importante, senza di questo puoi anche essere più bravo degli altri ma non riesci a raggiungere i risultati. E poi faccio un'ultima nota, scusa un attimo lo spazio dei colleghi, un'ultima nota tattica. Ero preoccupato in ottica playoff perché questo Lecco non giocava mai a 4, ha dovuto farlo con l'uscita di Lare 4 dietro. Oggi sei stato fare anche questo. Sì, però non sei stato attento, eravamo a 3 anche quando è uscito, quando siamo rimasti. No, mi è sembrato a un certo punto che era un 4-4-1. Sì. No, abbiamo mantenuto le due punte, abbiamo fatto un 3-4-2, abbiamo cercato di tenere i due centrocampisti. È chiaro che poi le dinamiche, i movimenti e quant'altro ti portano a pensare qualcosa, però abbiamo mantenuto i 3 difensori con i 4 centrocampisti. Abbiamo tolto solo il centrocampista basso perché volevamo mantenere le due punte. Diciamo che sotto questo aspetto siamo stati coraggiosi perché era più facile, l'avevamo pensata, far entrare un centrocampista che poteva essere Galli o Lacti così e metterci 3-5-1 o 4-4-1. Invece abbiamo voluto mantenere le due punte, eravamo 1-1, abbiamo detto se siamo bravi a difenderci e a ripartire, in quel momento lì dovevamo solo giocare in ripartenza, volevamo cercare di vincerla comunque, al di là, per carità, quando si rimane in 10 e pareggi, poi portare a casa un punto è anche importante, però la dimostrazione è che questa squadra ci ha creduto, non volevamo mandare un messaggio sbagliato, ossia togliamo una punta per star lì e difenderci e basta. Siamo stati fortunati in questo perché abbiamo fatto entrare Tordini e Tordini ci ha risolto la partita. Però ripeto, secondo me la scelta importante è stata quella di voler rimanere sempre con le due punte per cercare comunque di avere peso davanti e creare dei problemi agli avversari. Perfetto, grazie. Sì, mister, volevo sapere se Tordini, che è tornato al gol, questo per lui è sicuramente un bel viatico, si è fatto male in maniera così pesante oppure se l'ha fatto male? Non riusciva, gli sono venuti dei crampi ai tibiali, a tutte e due. Non chiedermi perché, non ho una risposta a questa, non so se è la tensione. Era la gravità dell'infortunio. No, non ha avuto un infortunio vero e proprio, però non riusciva a correre perché praticamente sentiva questo fastidio ai tibiali e non riusciva più a correre, quindi solo quello, però può essere anche dettato dal fatto che tanto tempo ha trovato sfogo, tanto tempo che non ha fatto gol, sono tutte situazioni che in un ragazzo del 2002 possono creare magari dei presupposti dal punto di vista nervoso muscolare che magari fra due giorni, speriamo tutti che fra due giorni sia tutto a posto. Un'ultima cosa, lei non parla mai degli arbitri, lo faccio io, questo è il peggior arbitro che ho avuto. Non mi interessa. Perché non interessa? Interessa però alle persone che vedono le partite. Sì, beh, se uno ha un arbitraggio equo è un conto, se un arbitraggio di questo tipo il gol era viziato da un fallo su due ricci, non mi interessa, non sono interessato, ripeto, io devo fare il resoconto, la match analysis sui miei giocatori e in più quando la rivedo la faccio anche sugli avversari, per carità, non ho il tempo di guardare quello che fanno gli arbitri, che stanno lì semplicemente per far rispettare un regolamento, a volte lo fanno bene, a volte lo fanno meno bene, a volte possono fare una scelta che avvantaggia la squadra, a volte la avvantaggia l'altra, e onestamente non mi sono mai permesso di dare un giudizio o di parlare degli arbitri, non l'ho fatto mai nella mia vita in generale e quindi non lo faccio adesso, non mi interessa, avrei detto le stesse cose anche se la partita fosse stata un risultato negativo, cioè nel senso io alla fine del primo tempo posso solo dire che ero arrabbiatissimo perché proprio per questo motivo, perché i miei giocatori si lamentavano dell'arbitro invece che mettere grinta e determinazione nei contrasti e continuavano a perdere dei duelli soprattutto aerei.
Non so se questo ha inciso positivamente, però il secondo tempo non abbiamo più perso un duello a euro, nei contrasti eravamo più vincenti, più decisi e determinati di loro, e ci siamo accorti meno di quello che faceva l'arbitro. Non ci siamo neanche scomposti dopo l'espulsione, quindi io credo che alla fine nella testa dei giocatori non bisogna dare alibi e dire ah, ma oggi l'arbitro ci ha danneggiato, a me non me ne frega niente. Se i miei ragazzi fanno quello che devono fare, gli arbitri possono fare quello che vogliono. Tanto devono fare, c'è un regolamento e va rispettato. Federico, persone. Sì, mister, sicuramente protagonisti di giornata sono Zambataro e Tordini che tornano al gol, ma dal mio punto di vista c'è un uomo simbolo di queste ultime tre vittorie che è Zuccon. Anche oggi schierato davanti alla difesa, ha orchestrato un'altra azione decisiva, quella del 2-1, e quindi niente, adesso Galli a pieno regime, quindi come pensa di gestirli insomma in quella posizione specifica? A meno male, più ne ho, ripeto, io più ne ho è meglio, io li voglio tutti, non voglio gente infortunata che mi risolve i problemi, assolutamente, io voglio non dormire la notte per capire se devo far giocare uno o l'altro, perché stanno tutti bene, quindi io sono contento, ho piacere che Zambattaro ha fatto gol e che al di là del gol ha fatto una prestazione importante come tutti ci aspettiamo. Che Zuccon stia facendo bene è solo un vantaggio per noi. Cioè, Galli adesso rientra bene, si dovrà rimboccare le maniche anche lui per riconquistarsi il posto. Ci sono tutte situazioni, in questo momento ci sono tutte situazioni positive. Detto questo, è semplice, Illa è squalificato. A proposito di questo fallo, un fallo al 47esimo a metà campo, come si pone l'allenatore nei confronti del giocatore che lascia per tutto un tempo intanto non sono così convinto che fosse un fallo da espulsione. Io credo che ci voglia un attimo da questo punto di vista, e non parlo della scelta che ha fatto l'arbitro, perché l'arbitro ha deciso del cartellino rosso. Credo che in situazioni come queste ci debba essere, l'arbitro potrebbe fermarsi qualche secondo in più e ragionare su quello che è successo, perché capisco che sia un fallo voluto, ma se un giocatore guarda la palla, si gira e alza la gamba, che tra l'altro se andiamo a guardare, se l'ho rivista nelle immagini, tenta anche di tirarla indietro, quindi non c'è nessuna volontarietà e non c'è nessuna cattiveria, io credo che forse il cartellino giallo sarebbe stato più che sufficiente. Detto questo, non posso dire niente, il ragazzo guardava la palla, non ha neanche visto l'avversario, avrei potuto dire qualcosa se mi fossi reso conto che ci fosse stata un minimo di volontarietà, ma non c'è stata nessuna volontarietà, è stato molto casuale. Molto casuale, quindi credo che non sto dicendo che l'arbitro ha sbagliato a buttarlo fuori, credo che l'arbitro debba fermarsi un attimo di più e pensare veramente se questa cosa qui è così grave da espulsione, perché altrimenti rischi di rovinare una partita che di per sé era bella. Però vi ripeto, da quel momento lì in avanti noi abbiamo trovato forse anche della verve in più rispetto a prima. Quindi lei assolve il giocatore? Assolutamente sì. Condanna l'arbitro? No, non lo condanna l'arbitro, ripeto, il giocatore ha fatto una cosa forse da espulsione, ripeto, ma non è stata volontaria, è stato del tutto casuale, quindi cosa devo dire, il giocatore non l'ha visto, con il metro che ha usato nel primo tempo sicuramente era un fallo non da espulsione, ma secondo tutti va bene, ma fa lo stesso. È andato. La vittoria che dà autostima, però questa. Ma abbiamo bisogno di autostima, non so. Siamo no, primi. Ma ne dai più. Fino alle 7:15 di stasera siamo primi, più stima, più autostima di così. Io mi sono già obbligato un po'. Avevamo registrato un percettibile calo di intensità nelle sue prestazioni nelle ultime due o tre partite, oggi invece è tornato al gol, ha fatto una grande partita. E ci sta nella stagione un momento magari un pochino più affannato, un momento più di lucidità, ma è cambiato qualcosa? Si riconosce qualcosa? Intanto lei si riconosce questo trend momentaneo? No, sicuramente ho avuto un periodo di flessione per quanto riguarda le prestazioni. Sì, ecco. Ci ho lavorato, poi magari l'inverno, non so, in primavera sono un giocatore che esce fuori come in estate, quindi non lo so, io devo continuare a giocare. Oggi sono contento per la squadra perché abbiamo fatto
grande risultato e basta. Matteo, buonasera. Sicuramente il gol, il tiro è qualcosa che provi spesso, sicuramente tra l'altro un bel gol, non facile. Sicuramente cosa ti dà questo gol? Mi dà fiducia in me stesso, nei miei mezzi e nulla di più, perché comunque anche sono state altre prestazioni che secondo me le ho fatte senza il gol o l'assist, e ovviamente il calcio è solo i numeri, lo sapete benissimo. Chi fa il gol e l'assist è il giocatore di giornata. Vai Federico. Sì, complimenti intanto per il gol, ma anche grazie per aver partecipato al secondo gol, aver smarcato Zuccone in quel modo. Come l'hai gestita quella situazione in cui hai protetto palla sulla sinistra? E poi... No, è una giocata che faccio spesso anche in settimana. È stato bravo poi anche Fede a capire le mie intenzioni e poi ha messo una gran palla dietro. Sono contento anche per Tordo. Sì, io noto che rispetto al primo anno che sei venuto a Lecco, dove puntavi di più l'area, anche poi scendevi sull'out ma senza fare il cross e cercavi di entrare in area, okay, l'hai fatto un po' meno quest'anno. Questo è forse quello che ti manca un po' di più. Allora, penso che di anno in anno cioè la squadra cambia il modo di giocare. L'anno scorso avevamo giocatori come Kraja e Maso che comunque spesso smarcavano gli esterni, e quest'anno invece abbiamo un altro modo di giocare, quindi sono punti di vista, secondo me sono punti di vista che ti portano a fare determinate giocate. Okay. Altre domande? Come si vede questo momento nello spogliatoio? Le spiego. Ogni domenica che passa diminuiscono le domeniche all'ultima di campionato, voi, certo, siete sempre lì. Penso che si vivano con serenità, perché senza pressione noi dobbiamo andare a giocare, come hai detto tu, ogni domenica manca sempre meno, quindi dobbiamo andare ad affrontare ogni partita come se fosse l'ultima per noi. Giocare con serenità, poi raccoglieremo il risultato che ci meritiamo. Vai. Due questioni. Uno, sei stato... Hai dato un grande abbraccio a Tordini, sì, insomma, è risultato come quando hai segnato tu, e non è una cosa banale. E due, se è vero che c'è un premio promozione, perché no, non è una cosa banale. No, allora, per quanto riguarda Tordo io è un giocatore che stimo tantissimo. L'anno scorso ha dimostrato le qualità, quest'anno è leggermente in difficoltà perché comunque anche Nico sta facendo un gran campionato e deve star sereno. Sono stato veramente contento che abbia segnato oggi, soprattutto perché entrambi abbiamo vissuto un periodo non felicissimo, e secondo me il gol oggi da parte di tutte e due può darci fiducia. E per quanto riguarda il premio, ti dico non lo so. Dalla sala stampa dello stadio Rigamonti Ceppi, Lecco, FC Arzignano Valchiampo, 2-1 risultato finale con mister Giuseppe Bianchini. Mister, grazie, ripartiamo dalla partita. Una sconfitta che brucia, che ci sta per come abbiamo giocato dopo essere rimasti in superiorità numerica. Si è evidenziato un limite nostro. Noi quando pensiamo che la partita possa diventare tra virgolette più gestibile, abbassiamo un po' l'intensità mentale e lì poi paghiamo, e è un limite che avevo già riscontrato in altre partite, non è ancora stato curato del tutto e dobbiamo lavorarci. Ci sono domande? Sì. Vai. Sì mister, sicuramente avete fatto il vostro percorso di crescita comunque importante, avete fatto comunque una buona gara oggi, comunque affrontavate la squadra più forte tra le mura amiche, sì. Non è poca cosa, comunque penso che questo ti rimarrà attaccato stasera. No, ma mi porto a casa la consapevolezza che se noi giochiamo sempre con l'atteggiamento giusto, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Appena pensiamo di essere in controllo e abbassiamo l'intensità mentale, fisica,
e poi possiamo subire gol da chiunque e andare in difficoltà con chiunque. E se lo fai a Lecco contro la prima in classifica e in casa loro dove sono forti è chiaro che paghi, però in 11 contro 11 mi erano piaciuti molto i ragazzi. Passare il prossimo. Sì, intanto abbiamo visto una delle squadre tatticamente secondo me meglio messe in campo in questo campionato. Il primo quarto d'ora avete manovrato molto bene, Lecco ha impostato una partita di ripartenza, una cosa abbastanza rara vederla fare questa Lecco in casa. Poi però è cambiato qualcosa, a un certo punto forse i valori dal punto di vista anche della dinamicità sugli esterni sono venuti fuori, non so se la lettura è giusta. Ma no, noi sapevamo che sugli esterni loro Lecco è molto forte, ha giocatori dinamici, tecnici, di gran gamba, però ripeto, finché la partita è rimasta in 11 contro 11 e noi eravamo dentro la partita mentalmente, l'abbiamo giocata alla pari, creando situazioni. Poi in 11 contro 10 abbiamo creato un'occasione subito e poi ci siamo un po' persi, ci siamo rilassati un po' e questo è stato un errore gravissimo e l'abbiamo pagato. Dopodiché non siamo più riusciti, quando esci un po' dalla partita mentalmente non fai fatica poi a rientrarci, ci siamo complicati la vita da soli. Altre? Sì, un giudizio da parte sua sull'arbitraggio. C'è stato tutto regolare secondo lei o qualcosa è stato un po' esagerato? Beh, sull'occasione del gol nostro probabilmente c'era un mezzo fallo del nostro attaccante e l'espulsione non l'ho vista sinceramente, non so, non penso assolutamente che l'abbia fatto apposta, però è entrata scomposta e lì ha deciso così, non lo so, però per il resto non mi sembra che abbia fatto altre cose particolari. Altre domande? Allora, mister, passo alle domande arrivate dal giornale di Vicenza. Anna Fabrello ti chiede cos'è mancato oggi. Lucidità. Una volta rimasti in 11 contro 10 non dovevamo forzare, non dovevamo assolutamente pensare che la partita fosse diventata all'improvviso facile. Abbiamo sbagliato a pensare che in superiorità potesse diventare più semplice, abbiamo sbagliato quello sostanzialmente. Prosegue dicendo: il Lecco vi ha messo in difficoltà imbrigliando il vostro gioco, merito a loro, ma soprattutto davanti si è vista meno brillantezza dopo anche ovviamente il 5-1 della scorsa settimana. Lecco ha fatto la partita giusta perché una volta che sono rimasti in 10 si sono difesi bene, ripartivano, hanno tenuto le due punte e hanno corso più di noi e hanno legittimato la vittoria. Noi dovevamo accelerare, invece hanno accelerato loro e responsabilità nostra, mia in primis, però va bene, l'accettiamo e continuiamo a lavorare. Di positivo prosegue certamente il rientro di Cariolato che potrà tornare a dare una mano e ti chiedono già come sta Gimignani. Ma Gimignani ha preso una botta e ha ginocchio che gli fa un po' male, non lo so, c'è da valutare. Per quanto riguarda Cariolato si è tornato a disposizione e deve riprendere confidenza però ci tornerà utile. Ultima domanda, Anna Fabrello parla dei difensori. Bonetto al posto di Molnar, è scelta tecnica o Molnar non è ancora recuperato? E se si tratta di problema fisico ti chiedono quando tornerà disponibile. Molnar rientra con il gruppo a lavorare con il gruppo la settimana prossima e Bonetto sarà sempre allenato, stava meglio. Molnar sta riprendendo, ha avuto un problema fisico, però rientra in gruppo la settimana prossima. Se non ci sono altre domande dalla sala stampa. Sì, una domanda. Allora, un attimo che mi avvicino. Una domanda ancora, mi approfitto per il mister che è una persona sincera di vero. Ecco mister, parliamo di lotta per il primo posto. Sì. Lei le ha viste quasi tutte. Sì. Ha visto un Lecco molto volitivo, però ha visto anche un grande Pordenone, ha visto anche una possesso strabiliante. Dica la verità, oggi come oggi cosa potrebbe prevedere per il primo posto? Su chi scommetterebbe? È dura perché io sì, praticamente tranne Vicenza abbiamo incontrate tutte
E è una bella lotta. A me la squadra più, che sembra quella più completa e più tosta, sembra il Pordenone. Però questa sembra proprio un'annata dove può succedere di tutto, quindi l'Ecco con i risultati che sta facendo in casa e con la continuità che ha avuto, non vedo perché non dovrebbe provarci. È una bella lotta comunque.